In questa trasmissione cominceremo la lettura del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, e la quarta parte però, la quarta parte che si interessa della relazione fra Gesù di Nazareth nei Vangeli ufficiali. Ricordatevi che in questo libro parleremo di Gesù come se fosse stata una persona, cioè noi sappiamo che non è mai esistita, però la descrizione ci fa apparire come una persona. E apriamo con l'introduzione. Parleremo della relazione fra Gesù e i farisei, perché la relazione che c'è nei Vangeli ufficiali fra Gesù e i farisei va in realtà a costruire quella che è la relazione nella storia della Chiesa Cattolica con gli altri, cioè con quelli che non sono cristiani o quelli che chiedono libertà. Cominciamo immediatamente, dalle introduzioni. Intanto chiariamo chi sono i farisei. Dall'aramaico perisaia, i separati, fra gli antichi ebrei, classe rigidamente osservante, sembra derivi da Astidim, i pii, costituitesi all'epoca dei Maccabei, quando, ai tempi di Ezra, la diffusione dell'ellenismo introdusse anche in Palestina libertà di pensiero e di critica. Ricordiamo che è arrivato più o meno Alessandro Magno a portare la filosofia greca, trovando accoglimento specialmente presso i Sadducei. Fu opera dei farisei la formulazione canonica di tutto quanto costituiva, anche all'infuori dei testi sacri, l'antica tradizione della religione non contaminata da influssi stranieri. Questi canoni per i farisei avevano valore anche superiore alla Torah. Per salvare la genuinità della religione, promanante da Geova. Yahweh, scusate. Questa rigidità non escludeva però un fondamentale atteggiamento di clemenza e una dottrina di non estraneamento di Dio dall'azione umana. Al tempo di Gesù, i farisei formavano una setta di chiuso conservatorismo di circa 6.000 persone, nemiche di quanto potesse suonare ellenismo, più o meno ostili anche ai romani che avevano umiliato l'indipendenza sovrana della Giudea. Questo è tratto dalla grande enciclopedia Oepli del 1982, tanto per capire chi sono i farisei. Dunque, erano considerati i pii ed erano una classe che si legava rigidamente all'osservanza della Bibbia, all'osservanza della tradizione ebraica. Commento iniziale. Perché è importante l'analisi delle relazioni fra Gesù e i farisei? Perché quella relazione rappresenta il fondamento ideologico attraverso il quale la Chiesa cristiana e quella cattolica in particolare si relaziona col circostante nel tentativo di distruggerlo, piegandolo alla sottomissione a se stessa in quanto emanazione e rappresentante del suo Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Il desiderio di assassinio e di distruzione della Chiesa cristiana dell'esistente, la sua incapacità a capire il circostante nel quale si sviluppa, non nasce come incapacità dei cristiani, ma come dettame del loro Dio. Quando una struttura di pensiero è responsabile di ogni atto dei suoi aderenti, quando gli atti non sono in contrapposizione alla struttura di pensiero, ma rappresentano una traduzione pratica del pensiero stesso. Se nel paganesimo si può dire che la struttura di pensiero è una struttura in trasformazione, dipendendo dalla capacità di modificazione da parte dei soggetti di percepire il circostante e, a mano che questi si avvicinano all'essenza numenica del circostante, modificano di conseguenza anche la loro struttura di pensiero e il loro fare. La struttura di pensiero cristiano non è in divenire. Il cristianesimo è parola assoluta del Dio assoluto. Un assoluto che supera le tradizioni e il tempo, un assoluto che supera i costumi. Tradizione, costumi e tempo devono essere piegati militarmente alla parola assoluta del Dio. Il cristianesimo si è tenuto una via d'uscita data dalla parola assoluta del Papa. Il Papa parla a nome del Dio assoluto, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Quanto detto dal Papa è parola assoluta. Ma quando quella parola assoluta può contrastare la parola di Dio? Solo quando la Chiesa cristiana e il suo potere temporale è in pericolo. Solo quando gli esseri umani scoprono che proprio esistendo in contrapposizione alla parola del macellaio di Sodoma e Gomorra e dei suoi agenti è possibile cogliere dall'albero della vita eterna.
Mentre il paganesimo è una ricerca in divenire della relazione fra un soggetto e l'oggettività circostante, il cristianesimo è parola assoluta di un Dio assassino, cui il cristianesimo impone assoggettamento. Mentre il paganesimo può essere differente in ogni paese e in ogni singolo essere, in quanto la percezione del circostante è soggettiva e specifica del singolo essere, rappresentandolo nel suo livello di verità lungo il cammino per lo sviluppo della sua libertà, il cristianesimo impone militarmente la propria verità, alla quale impone l'assoggettamento dei singoli individui. Analizzare la relazione fra Gesù e i farisei permette di analizzare i comportamenti della Chiesa negli ultimi 2 millenni e capire come quei comportamenti non sono imputabili specificatamente ai singoli individui che li commisero, ma sono imputabili direttamente al loro Dio e al pazzo che si dichiarava suo figlio, che avrebbe dovuto venire in potenza alla destra di suo padre, stupendo i magistrati del suo processo. Questa considerazione permette di imputare ogni azione di ogni cristiano commessa in conformità al proprio credo ad ogni cristiano. Così il massacro di Sodoma e Gomorra è imputabile ad ogni cristiano, in quanto ogni cristiano lo fa proprio, come fa proprio il dettame: o fai quello che voglio io o ti ammazzo. Dettame messo in pratica dai cristiani in forma e misura diversa a seconda dei diversi stili adottati per soggettare gli esseri umani più deboli all'interno dei diversi sistemi sociali. Tagliare la lingua e bruciare vanini, a quei tempi equivale oggi alla condanna da parte dei tribunali per bestemmia, in quanto in ognuno dei due casi c'è repressione del pensiero nel tentativo di assoggettare il singolo essere umano. La forza in entrambe le azioni è uguale. L'infamia per i cristiani è la stessa e comporta una ferrea condanna morale per ogni singolo cristiano, dovunque sia. Gli evangelisti vivono fini ed epoche diverse. Pertanto la relazione fra Gesù e i farisei obbedisce a disegni e scopi diversi, tutti al fine di gettare disprezzo nei confronti di chi non accetta soggettamento acritico. È importante notare come in Marco e Matteo i farisei sono parte della popolazione e non sono gestori di un potere particolare, se non quello ideologico o religioso. Gran sacerdoti, scribi e anziani formano la direzione dello Stato. In Giovanni i farisei affiancano i gran sacerdoti, mentre gli scribi e gli anziani tendono a scomparire. Giovanni ignora sia gli scribi che gli anziani. Al tempo della stesura del Vangelo di Giovanni, questi non esistevano più, in quanto spazzati via dalla distruzione di Gerusalemme. Rimangono invece i farisei, in quanto custodi della fede e delle tradizioni ebraiche, e il ricordo dei gran sacerdoti, in quanto gestori sia dello Stato che della legge ebraica. Giovanni confonde, o meglio vuole appiattire, i due ruoli parificandoli. Ma mentre i farisei vivevano normalmente fra la gente, seguendo e non imponendo la propria tradizione e le proprie leggi, i gran sacerdoti vivono separati, gestendo l'organizzazione dello Stato attraverso l'applicazione della legge ebraica. In Marco e Matteo questa differenza è evidente. Gesù si comporta con i farisei come individui di un'altra religione, di un credo diverso che deve essere condannato e distrutto, non come i gestori dello Stato. Pertanto attacca i farisei per quanto presume siano, dicano o fanno, al di là che gli provi quanto afferma. In questa operazione di disarticolazione della fede dei farisei, Gesù inverte sistematicamente i termini dell'accusa. Con l'azione si comporta quanto con la parola condanna. Accusare senza sostanziare l'accusa costituisce condanna alle proprie parole. Condannare una tradizione o un fare senza sostituirlo con un altro fare o con altre tradizioni è condanna alle proprie affermazioni. Del Comune del Treviso, va bene. D'accordo, sono in ascolto, sono pronto a prendere la telefonata di un amico. Dunque, accusare senza sostanziare l'accusa costituisce condanna alle proprie parole. Condannare una tradizione o un fare senza sostituirlo. Vediamo un attimo, eccolo qua. Vediamo un po'. Sì, Francesco, vai. Sì, pronta? Sì, dimmi. Ciao Claudio. Sono Francesco, scusa se vi disturbo durante la trasmissione, ma siccome ho accesso un po' di cose oggi pomeriggio. Sì. Allora, questa mattina posso parlare? Sì, vai, tranquillo. Allora, come sanno i nostri ascoltatori, il 7 di febbraio dove c'è la conferenza a Treviso.
Sì. Questa mattina la segretaria del sindaco ha chiamato una nostra amica che sta organizzando la conferenza a Treviso. Sì. E ha chiesto lo statuto dell'istituto. Sì. Premetto che lo statuto dell'istituto è registrato, è un atto pubblico, è depositato in un ufficio pubblico, di conseguenza non crea nessun problema ed è visibile a tutti. Sì. Con l'elenco dei soci, con le finalità. Non c'è nulla di segreto, cioè è un ufficio pubblico, l'ufficio del registro, depositato, perciò è immutabile. Io gli ho fatto il fax al sindaco nel pomeriggio alle 4. Alle 6 di sera, alle 18, la segretaria del sindaco ha chiamato la nostra organizzatrice di Treviso dicendo che la conferenza sicuramente verrà vietata e ci faranno una comunicazione scritta a riguardo. Infatti io ho preteso che il sindaco ci mandi una comunicazione scritta specificando il motivo del rifiuto. Da vie così, da conversazioni eseguite con la segretaria, ha detto che era accettabile il termine paganesimo, magia, stregoneria, ma non era accettabile che la conferenza parlasse di liberazione dell'oppressione cristiana. Benissimo, ecco, questa qua diciamo è la versione ufficiosa e parlata. Benissimo. Adesso stiamo aspettando che il sindaco confermi la cosa. Il sindaco ha detto che la cosa non poteva essere fatta secondo lui perché ci sono state troppe proteste. Perfetto, a questo punto faremo un esposto alla Procura Generale della Repubblica. Ecco, tieni conto, queste qua sono appunto. Noi abbiamo preteso oggi pomeriggio che il sindaco formalizzasse per iscritto il suo rifiuto e i motivi del rifiuto. Stiamo aspettando una lettera. Perfetto, noi faremo un esposto alla Procura di Treviso, a Candiani direttamente. Farò appena accettato. Sì, ecco, perché appunto, tra l'altro, appunto, da quello che si era detto, ha detto appunto che loro non potevano accettare che si parlasse di liberazione dalle persone cristiane. Benissimo, questo è un attentato alla Costituzione. Sì, la procedura è d'ufficio e sarà informata. Adesso appunto noi aspetteremo la lettera e vediamo cosa verrà detto. Io spero che sia un'iniziativa non partita del sindaco, perché sarebbe grave che il rappresentante di Treviso, di una città così importante, andasse a perdere tempo a gettare una conferenza, tenendo conto che questa conferenza è stata richiesta già da mesi. Certo. Cioè, abbiamo già versato la cauzione per la sala, abbiamo già informato moltissima gente. Perfetto. E io trovo veramente illegale e veramente liberticida di vietare una conferenza e Benissimo. Dire voi che fate una conferenza non potete parlare di liberazione. Benissimo, perfetto. Noi prenderemo quello che ci manda il sindaco, finché non arriva la comunicazione scritta e ufficiale per noi la conferenza è valida, perché la stanza è prenotata, no? Cioè, sì, no, infatti appunto noi abbiamo, noi, tra l'altro, tieni conto che abbiamo un'autorizzazione scritta del sindaco per poter usare la sala. Cioè, perfetto. Il sindaco non è stata una questione, diciamo, verbale, siamo autorizzati verbalmente, cioè con per iscritto del sindaco, di conseguenza noi abbiamo detto, visto che sei autorizzato per iscritto a avere la sala, ci comunichi per iscritto i motivi per cui ci rifiuti. Benissimo, la sala. Benissimo, questo dopo prenderemo il tutto, faremo fotocopia e manderemo alla Procura Generale della Repubblica di Treviso. Ecco, visto che le cose stanno così, se i nostri ascoltatori reputano interessante, posso benissimo telefonare al Comune di Treviso, parlare con il sindaco, con la segretaria ed esporre anche le loro ragioni, dire esiste il diritto di parlare come stabilito dalle nostre leggi, dalle nostre regole, se poi qualcuno lo vuole vietare si deve assumere le responsabilità. Bene. Di questo. Questo è un attentato alla Costituzione, sì. Faremo presente a Candiani direttamente, penserò io comunque, ecco. Appena tu fammi avere immediatamente quello che c'è, mi rivolgerò io direttamente a Candiani. Ecco, io non c'è nessun problema. Per questo è un reato gravissimo. Ecco, io mi scuso per l'intrusione, ma siccome la cosa era abbastanza grave. Non ha importanza, anche se non riesco a finire, finirò la prossima volta. Ecco, perfetto. Bene. Grazie, Francesco. Ti saluto, ti ringrazio, ciao. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Benissimo. Questo si chiama attentato alla Costituzione, sarà mia cura rivolgermi alla Procura Generale della Repubblica, a Candiani. Conosco il suo modo di pensare, il suo modo di essere, ho già avuto a che fare con lui e dovrà rispondere di tutto questo. Molto bene, per me va benissimo la faccenda, è chiaro che hanno paura di liberazione del cristianesimo, perché il cristianesimo è oppressione e questo lo dimostra, cioè il cristianesimo è solo un potere che deve impedire agli esseri umani di esprimere le loro posizioni. Hanno paura delle parole, hanno strappato la lingua a Vanini, hanno alzato roghi e questo è il cristianesimo. Bene, andiamo avanti con la trasmissione. E i termini del condannare una tradizione, un fare, senza sostituirlo con un altro fare o con altre tradizioni, e condanna le proprie affermazioni. Indicare se stesso, ricordo che non prendo più le telefonate, vediamo un attimo le telefonate, visto che ormai... Pronto? Abbiamo... Ciao Francesco. Aspettatevi questo ed altro.
Ah sì, ma non è un problema, sai. Non, nella città di Treviso la democrazia è solo un'astrazione. Cioè, il problema è che purtroppo questa conferenza è stata finanziata da delle persone che amano molto la trasmissione. Hanno tirato fuori soldi, hanno stampato volantini, hanno anticipato i soldi della sala, capisci? Questo è il problema vero. La repressione poi è una cosa abbastanza normale. Perché qui abbiamo cioè a Treviso c'è un'amministrazione molto particolare, l'amministrazione di una data fede politica, ma chiaramente insomma molto molto reazionaria, molto estremista, e qui ne hanno fatte di cotte e di crude. E non è vero che i cittadini, che loro, lui dice che perché i cittadini si sono ribellati, sono cose che fanno loro. Sì, sì, ma... Non credo assolutamente a questo, perché loro dicono sempre così, che sono i cittadini, che non sono i cittadini, ma i cittadini ne hanno le tasche piene di loro. Cioè, questo l'altro giorno hanno praticamente sfrattato dei cani, c'era un canile qui a Treviso. Sì. E c'è stato lo sfratto di queste povere bestie, che però delle anime caritatevoli sono riusciti a far adottare un po' qua, un po' là, però chiaramente tutti non sono riusciti. Praticamente sono andati a fare lo sgombero con tanto di vigili, con cannocchiali, ci mancava solo l'elicottero, perché c'è stata la protesta della Lega Antivivisezionista e i Verdi e tutte le associazioni di tipo ambientalistico. E comunque l'hanno eseguito lo stesso, in barba anche alla legge, c'è anche una legge, la legge 91, che appunto che protegge questo tipo di questi animali, oppure questo tipo di ricoveri, non, cioè, buttano tanti soldi dalla finestra e non si capisce perché non abbiano potuto trovare un rifugio, oppure lasciarlo dov'era, solo perché dovevano ampliare lo stadio del calcio, che tra l'altro c'è tutta la cittadinanza contro anche la costruzione di questo stadio, fatto nel centro di Treviso, tra l'altro. Non ho parole. Cosa? Non ho parole. Guarda, noi non abbiamo qui a Treviso, nessuno ha più parole, ci sono sono disastri e basta. E comunque non è stata una sorpresa per me quello che ho sentito. Datevi da fare, perché avete a che fare con dei personaggi alquanto strani. Sì, sì, ma vedi, a voler essere benevoli. Va bene. Strani. Va bene, Francesca. Sì. Tiriamo avanti. Quindi vedete un po' di... Sì, sì, ma vedrai che qualcosa faremo. Ho qualche carta da giocare, comunque. Ecco, mi fa piacere, perché... Ho qualche carta da giocare. Allora teneteci informati. Senz'altro. Informati, certamente. L'andamento di... Ciao. Di questa nuova iniziativa del nostro caro sindaco. Va bene. Va bene. Ciao. Voglio dire una cosa: ogni volta che un'autorità agisce nei confronti dell'espressione delle idee, l'espressione delle idee nostre, cioè del nostro modo di essere, il responsabile non è solo quell'autorità, cioè il sindaco che vieta la divulgazione del pensiero non è l'unico responsabile di questo. Responsabile è Nones, responsabile è Mattazzo, responsabile è C'è. Cioè, il responsabile è l'organizzazione della CEI, cioè è l'organizzazione cattolica. È l'organizzazione cattolica che porta a questo. Per cui il responsabile è ogni parroco, ogni prete. Cioè chi semina orrore, chi semina morte, chi semina terrore per il gusto di seminare terrore. E questo è che stiamo vivendo. Dire che una conferenza, che un'esposizione dei principi pagani
è pericolosa, è pericolosa solo per chi semina morte. Perché se una persona, se delle persone fossero certe della loro fede, del loro pensiero, non avrebbero mai paura delle parole. Cioè qui non si tratta di alzare roghi, qui si tratta di esporre un pensiero. Se l'esposizione del pensiero arriva a far paura al punto tale di bloccare l'esposizione del pensiero stesso, non è solo un attentato alla Costituzione dal punto di vista giuridico. E questo ne parleremo con le dovute cose. Però è anche la paura. Pronto? Ciao, dimmi. Oggi che ti ascolto, no? Mi piace come... però devi stare attento perché sono forti, eh. Ah, vabbè, ma è irrilevante. Ne ho passate di peggio. Ne ho passate di peggio. Guarda che sono forti, eh. Sì, sì, indubbiamente. E non si fa niente, eh. Beh, sai, non mi stanno mica torturando. No, ti mancherebbe. Eh beh. Una volta l'hanno fatto, per cui non c'è problema. Beh, adesso insomma non è che possono fare più di tanto, però lo cercano, eh. Ah beh, loro hanno bisogno del potere, cioè il cristiano senza potere non può fare niente. No, ma dico, sono troppo forti, capisci? Vabbè. Ma non vedi adesso come stanno strumentalizzando tutto il Papa, tutte queste cose? Sono sempre le dive per televisione, le T3, Rai 2. Sì. E non sono neanche più le donne, sono solo i preti. Stiamo passando un brutto periodo, secondo me, in effetti. E forse è proprio giunto il motivo, il momento di compattare quelli che non la pensano più allo stesso modo. No, secondo me, guarda, loro adesso sono diventati di sinistra, sai, non sono mica più di destra. Ma noi non ce ne frega niente cosa siano. No. La loro ideologia è sempre uguale, noi non ci interessa. No, guarda che vuol dire molto. Guarda che li lasciano fare bene. Ci sanno fare sì, va bene. Guarda che adesso la sinistra si è portata tutta lì, Sì, vabbè, ma... vabbè, guarda che quello è il potere. Era dura prima, è dura adesso, sarà dura anche domani. No, cioè, ma non è importante da che parte stiano, se stanno a destra, se stanno a sinistra. No, adesso stanno a sinistra, adesso. Sì, ma è irrilevante, sai, amica mia. No, guarda, che non è facile. Io, guarda, vedo, perché sono qui che ascolto, non so, per radio cose... Però no, non è facile, perché comunque le donne adesso, capisci? Vedrai che ce la faremo. Va bene. A cosa fare? Vedrai che ce la faremo. A cosa fare? Non ti preoccupare, cammineremo. Ma guarda che è una bottega forte, sai. Va bene, d'accordo. Va bene. È pieno di soldi. Va bene. E qui ma l'importante sono gli uomini, non i soldi. No, ma le persone sono importanti. No, guarda che gli uomini, guarda che oggi che è solo denaro, guarda. Va bene. D'accordo, comunque noi andiamo avanti sempre. Beh, tu fai il tuo, quello che ti senti di fare. D'accordo. Lo esprimi, è giusto che lo esprimi. Perché se tu vedi questa strumentalizzazione è giusto che la denunci anche. Va bene, ciao. Andiamo avanti, ciao e grazie. Andiamo avanti con la lettura. Indicare se stesso come assoluto è atto di arbitrio che merita condanna quando chi lo compie non reca benessere o non contribuisce a migliorare le condizioni di vita dei suoi simili. Diventa atto di appropriazione dell'esistente e come tale condannabile. Il non rispetto per l'ospite è atto riprovevole in sé e sono convinto che Gesù nella sua follia lo possa tranquillamente aver compiuto in quanto si riteneva padrone non solo delle tradizioni ma dell'ospite stesso. Nel cristianesimo gli schiavi non saranno schiavi soltanto con il corpo in funzione del lavoro, ma saranno schiavi con tutto il loro corpo, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima. Luca deve citare episodi più precisi, nei quali inserire le affermazioni di Gesù. Queste non perdono la loro assolutezza e la loro arroganza, ma vengono condite meglio anche se la logica di Luca dimostra la sua dipendenza dal bisogno di morte e di distruzione che Gesù propaga. Ecco Luca aggiungere a pranzo dal fariseo la peccatrice. Aggiungere a pranzo dal fariseo la peccatrice, fra virgolette.
omettendo di dire come la stessa madre di Gesù praticasse quella stessa professione e dimenticando di dire, o meglio omettere volutamente, se la peccatrice, fra virgolette, era portatrice di male o era vittima del male, se peccava per aver per voler peccare o se era costretta o se era stata costretta. Secondo la priori di Luca, tutti convengono che la peccatrice, sempre fra virgolette, era portatrice di grandi colpe. Niente di più sbagliato. Le colpe sono nella fobica di Luca e nella sua adesione alla pulsione di morte. Non si condanna la madre di Gesù per essere una pubblica peccatrice, ma si condannano le chiese cristiane per averla spacciata per vergine, condannando le pubbliche peccatrici, sempre fra virgolette, in sé, anziché modificare la situazione in cui costoro erano costretti a vivere, situazione costruita e costantemente alimentata dai cristiani per poter accusare gli esseri umani femminili nascondendo i loro crimini. Accusare, umiliare, condannare, indicare al pubblico disprezzo, eccetera, eccetera. La stessa logica di Luca sul dare il contenuto in elemosina cozza pesantemente con la storia dei 300 denari di profumo sprecati che si avrebbe potuto dare ai poveri. Tanto i poveri li avete sempre con voi e potrete far loro del bene ogni volta che ne avrete voglia. In realtà Luca indica come debbono essere gli altri a dare ai poveri, non Gesù o le chiese cristiane. Colpevolizzare l'avversario costringendolo a diventare povero, farlo fesso, privandolo delle ricchezze per meglio dominarlo. Questa è la linea d'azione indicata da Luca. Per fare questo è necessario togliere la libertà di pensiero. Quello che verrà detto nelle tenebre verrà udito. Luca indica il valore assoluto della legge divina, omette di dire quale sia la legge divina, lasciando spazio alla fantasia assassina delle chiese cristiane, dimenticandosi che senza il cielo e la terra, Giove e Tellus, gli esseri umani non esisterebbero, e nemmeno le farneticazioni deliranti di Gesù e del Dio assassino di cui egli si dichiara figlio. Un'altra indicazione data da Luca alle chiese cristiane è quella di costruire le condizioni attraverso le quali colpevolizzare gli esseri umani, rendendoli deboli e pronti alla sottomissione. Guai a chi cammina dritto, coerente con se stesso e, per la propria coerenza, chiede il rispetto del circostante. Le indicazioni di Luca alle chiese cristiane nascenti in relazione alle altre fedi e agli altri culti si possono sintetizzare in questo modo: colpevolizzare uomini e donne privandoli del loro potere di essere attraverso la violenza nella gestione dell'oggettività, colpevolizzare gli esseri umani appartenenti ad altre fedi religiose prima e i fedeli poi per costringerli a donare le proprie ricchezze in elemosine, magari della Chiesa cristiana, costruendo la miseria e permettendo ai cristiani di dominarli meglio, indicare come prioritario il valore della pulsione di morte e della sottomissione come prevalenti sull'esistente dal quale esigere sottomissione. Se Marco e Matteo attaccano una fede diversa, se Luca indica i comportamenti da tenere e cosa esigere da chi ha una diversa fede e una diversa collocazione nei confronti della Chiesa cristiana, i fedeli come dominati dai preti, detentori della parola di Dio, Giovanni indica nei comportamenti dei farisei l'imitazione che la Chiesa cristiana deve attuare nella conduzione del suo dominio. Quando si condanna un'azione e non si descrive un'alternativa, la condanna non è rivolta all'azione. Quella è l'azione, date le circostanze, non c'è alternativa, ma soltanto a chi compie l'azione. Pertanto, se quell'azione è commessa da soggetto diverso, tale azione non è più esecrabile. Per questo motivo, quando i cristiani si comportano come pensano si comportassero i farisei, sono perfettamente allineati agli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Infatti Gesù non ha condannato i cristiani mentre commettevano quelle azioni, ma i farisei e tutti coloro che non sono cristiani. Infatti la Chiesa Cattolica, ligia questi insegnamenti, santifica Kolbe, morto nei campi di sterminio nazisti, ma non caccia dalla Chiesa cristiana quei vescovi e quei cristiani che direttamente o indirettamente contribuirono alla costruzione e al funzionamento dei campi di sterminio, in quanto gli hanno permesso di santificare Kolbe, oltre che togliergli di mezzo un bel po' di comunisti, ebrei, zingari, testimoni di Geova e omosessuali più o meno dichiarati. Seguendo questa struttura logica, le chiese cristiane si sono immedesimate nell'insegnamento di Gesù descritto da Giovanni, non avendo Gesù indicato alternativa a quel comportamento che solo apparentemente viene deprecato, ma che in realtà era l'unico comportamento ammesso e concepito dai cristiani. La prassi della loro storia conferma quanto affermato. Cosa indica l'insegnamento di Giovanni?
anche se un individuo dice cose sensate e logiche, quando queste cose sono in contrasto con la legge divina o con la lettura della legge divina che ne dà Gesù in quanto... Giovanni ha intuito che gli gnostici hanno una percezione soggettiva del circostante, pertanto essi giungono a percepire Sofia grazie all'espansione di se stessi e, per continuare questa espansione, abbisognano che altri esseri umani espandano se stessi. Come impedire che costoro vengano seguiti, costringendo chi professa una fede e un divenire diverso a presentare testimonianze di quanto affermano attraverso l'espansione della propria soggettività? Come se i cristiani avessero mai provato l'esistenza del Dio davanti al quale hanno costretto milioni e milioni di individui con l'inganno, la truffa, l'omicidio, la tortura e la galera, oppure impedendogli di parlare come adesso. Dal momento che la soggettività non può essere testimoniata direttamente, costoro vengono condannati. Anche se qualcuno testimonia a loro favore, si ricordano gli interventi di Erasmo da Rotterdam in difesa di Paracelso, ma i tempi stavano cambiando, questo non è Dio, ma sicuramente un demonio. La persecuzione operata dall'Inquisizione cristiana obbedisce a questo insegnamento di Gesù. Giovanni indica come condannare ogni alterazione del circostante che non sia funzionale agli obiettivi delle chiese cristiane. Lo hai detto di sabato, non sei stato benedetto, ti ha ispirato il demonio, eccetera, eccetera. Condannare ogni azione che per la sua positività può mettere in pericolo il controllo della Chiesa cristiana sui suoi schiavi, o fedeli, come si preferisce eufemisticamente chiamarli. Spiare ogni azione degli esseri umani e riferirla ai poliziotti delle Chiese cristiane affinché queste possano individuare una qualche forma di condanna. Giovanni è terrorizzato dalla possibilità che gli esseri umani possano diventare eterni cogliendo dell'albero della vita. Questa è la sua vera paura. Gli gnostici, attraverso Sofia, tentavano di cogliere dall'albero della vita. Per questo per Giovanni andavano spiati e distrutti dalla forza militare delle chiese cristiane e dall'influenza che queste dovevano conquistare nelle singole città. La delazione contro gli esseri umani viene istituzionalizzata. La bocca della verità, dove venivano inserite le denunce anonime, attraverso la confessione che sarà usata pesantemente contro chi cercava una via verso la libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. Condannare a morte chiunque costruisca libertà fra gli esseri umani. Quando gli esseri umani mettono in atto delle azioni attraverso le quali sviluppare la propria libertà, dall'assoggettamento cristiano e cattolico in particolare, le reazioni degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra sono di una violenza assoluta. Le condanne a morte di Giordano Bruno, Vanini e Cagliostro traducono praticamente questo insegnamento di Gesù, descritto da Giovanni. La mattanza dei dolciniani ad opera dei crociati è applicazione di questo insegnamento. Piegare gli esseri umani liberi all'assoggettamento alle chiese cristiane. A volte, dice Giovanni, chi cerca la libertà è meglio condurlo nelle file della chiesa, riportarlo all'ovile, magari con l'uso delle minacce e della tortura. Specialmente quando chi cerca la libertà comincia ad avere un seguito consistente, ricondurlo nella chiesa cristiana significa dimostrare la forza della chiesa rispetto a chi chiede libertà del fare per la costruzione del proprio potere di essere. Quando non è possibile fare questo, allora le chiese cristiane non trovano altra soluzione. Negli insegnamenti di Gesù che la condanna a morte. Ma perché, dicono le chiese cristiane, nonostante i miracoli fatti da Gesù, scenografia e illusione, di cui le chiese cristiane sono le continuatrici, la gente non crede spontaneamente in lei? Dio aveva indurito i loro cuori affinché non vedessero la verità. Oggi è il demone che impedisce di credere e attraverso questo Giovanni legittima le persecuzioni contro i non cristiani. Dunque, secondo Giovanni, è necessario che le chiese cristiane induriscano i cuori degli esseri umani, rendendoli dipendenti dalla pulsione di morte affinché continuino ad alimentare le chiese cristiane, seminando morte e disperazione nel cuore dei loro figli. Altro argomento principale in Giovanni è il traditore. Giovanni ha bisogno di descrivere un malvagio affinché siano giustificate le repressioni nei confronti di chi, accortosi che Gesù era un millantatore, decide di sbarazzarsene in qualche modo per ricostruire una via di libertà. Quando qualcuno scopre che il cristianesimo è solo esercizio per lo sviluppo della pulsione di morte, non è chi ha commesso l'essenza, che ha compreso l'essenza e il fine del cristianesimo, ma è qualcuno che vuole tradire per avidità.
L'insegnamento di Giovanni consiste nell'indicare alle chiese cristiane la via della corruzione per indebolire chi non condivide la pulsione di morte come metodo di vita della società umana e poterlo più facilmente distruggere. Inganno, intolleranza, colpire alle spalle senza dignità né morale. I cristiani chiamano questo diplomazia. Hanno distrutto il divenire della Jugoslavia per prenderne il controllo della popolazione e poter disporre di schiavi disperati. L'insegnamento di Giovanni si può riassumere: contrastare chiunque che attraverso la sua libertà costruisca una verità che non sia direttamente gestibile dalle chiese cristiane, strappare la sicurezza dal cuore degli esseri umani e ogni intuizione che conduca verso la libertà, condannare ogni fare di ogni essere umano che porti verso la libertà e che non sia gestito direttamente dalle chiese cristiane, usare lo spionaggio e il tradimento affinché nessuna forma di libertà si affermi ricorrendo alla corruzione, alla carcerazione e alla tortura, oppure a impedire di esprimere la propria opinione come avviene adesso a Treviso, perseguitare e condannare chiunque non condivida accettando la pulsione di morte seminata dalle chiese cristiane. Secondo commento iniziale. La scelta degli episodi da aggregare ad ogni relazione fra Gesù e i farisei è stata fatta tentando di coprire l'intero periodo storico di dominazione cristiana. Non si può affermare con certezza cosa sarebbe successo se il dominio dei cristiani non avesse avuto luogo. Condizioni storiche precedenti e contemporanee al cristianesimo indicano come lo sviluppo delle condizioni storiche per l'affermazione della pulsione di morte erano mature. Che la pulsione di morte fosse istituzionalizzata dal cristianesimo è determinato dall'incontrarsi di concause che ne hanno favorito non solo l'affermazione, ma la direzione che i primi secoli gli imposero. L'assoluto del cristianesimo imposto da Gesù si è fuso con l'assoluto della figura dell'imperatore come essere divino. Il cristianesimo dimostrò all'imperatore romano di essere più efficace nel garantirgli il controllo delle popolazioni, consentendogli maggior discrezione nelle proprie decisioni in quanto rappresentante dell'assoluto divino. Se il cristianesimo si fosse presentato durante la Repubblica Romana, i cristiani sarebbero stati più semplicemente presi a calci. Gli episodi sono scelti allo scopo di dimostrare come il terrore sviluppato e coltivato nel corso della storia non sia opera dei singoli individui, ma sia sviluppo della dottrina del suo presunto fondatore. Gli evangelisti ufficiali, scelti per l'assoluto delle loro affermazioni, scartando i Vangeli gnostici come falsi, descrivono Gesù come un pazzo che gira per la Palestina affermando di essere il figlio di Dio e non ha rispetto di nulla e di nessuno. Per lui tutto si deve piegare, per lui tutti si devono umiliare, per lui tutti si devono sottomettere, per lui tutti devono prestare obbedienza e, quel che è peggio, è che quell'obbedienza la devono dare con tutto il loro corpo, con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima. Qualunque tentennamento viene punito con una ferocia che farà dei cristiani i macellai della storia. Ci sono sicuramente milioni di episodi che ho trascurato. I cristiani hanno agito seminando miseria e terrore in ogni individuo, apparso nella sfera in cui esercitavano il controllo temporale, in ogni istante della sua giornata. Ci sono sicuramente episodi più significativi, ma io ho selezionato questi in quanto sono in grado di chiarire il mio pensiero nei confronti del fare dei cristiani. L'unico episodio non citato al quale chiedo maggiormente scusa è ai 400 milioni di schiavi che dall'Africa vennero sia deportati nelle Americhe come schiavi che uccisi in tutte le guerre coloniali volute dai cristiani. Di questi 400 milioni, 200 milioni e forse più, morirono nelle azioni di cattura e durante la traversata dell'oceano. Probabilmente furono i più fortunati. Degli episodi selezionati io non intendo parteggiare per i protagonisti dell'episodio citato, nel senso che non intendo indicare la vittima dei cristiani e il suo fare ad esempio, almeno non in tutti. Da seguire non perché le vittime dei cristiani non siano dei giganti nella storia, ma perché il respiro della libertà viene percepito nel momento stesso in cui investe il soggetto in relazione alla situazione storica che sta vivendo. Riprodurre quella relazione fuori da quella relazione storica non significa più essere spinti dal respiro di libertà, ma scimmiottare un comportamento. Ogni scimmiottatura comporta la sclerotizzazione dell'esistente. È come se dicessimo: quella volta era giusto, ma ora stai sbagliando. Si usa il passato per impedire lo sviluppo del presente.
Dal passato si pesca quanto serve per costruire il presente. Si pesca dal passato per operare e trasformare il presente, producendo un futuro migliore, un futuro di libertà, dove la libertà si misura sulla libertà del fare per la costruzione del potere di essere degli strati più bassi della popolazione in quel territorio. Quando descrivo la positività dell'azione in quell'episodio, intendo restringerla a quell'episodio proiettandola nel desiderio di liberazione dal terrore cristiano. Non intendo sostituire il cristianesimo con un'altra filosofia o comportamento pescato dal passato. Il paganesimo non potrà mai essere quello che fu. Le coscienze che il paganesimo considerava vive e operanti non sono più le stesse dopo 2000 anni di cristianesimo. Come può la coscienza di sé dell'essere lupo essere la stessa dopo 2000 anni di mattanza che in Italia lo portò quasi all'estinzione? Come può essere la stessa coscienza di sé dell'essere lombrico dopo decine di anni di anticritogamici che ne hanno saccheggiato in molte zone la specie? Come può essere la stessa coscienza di sé dell'essere silvano dopo il saccheggio dei boschi da parte dei cristiani, i quali non si sono limitati a tagliare gli alberi che gli servivano, ma hanno agito sistematicamente per distruggere la coscienza stessa? Come può essere uguale la coscienza di Force, dopo che ogni fonte è stata distrutta, incarcerando e perseguitando ogni essere umano che arrivava alle fonti per ascoltarne le voci? Il paganesimo che fu non potrà mai più essere. 2000 anni di terrore cristiano hanno inciso sul divenire delle coscienze del circostante e hanno cambiato anche l'essere umano, che potrà percorrere un lungo cammino per tornare ad essere uno con la natura. Che dovrà percorrere un lungo cammino per tornare ad essere uno con la natura. Ogni situazione considerata in riferimento ai singoli episodi fra Gesù e i farisei vede come protagonisti dei giganti. Alcuni sono popoli che vivono attraverso l'adattamento al proprio territorio e che si scontrano con i cristiani, che non si limitano a sconfiggerli, ma devono piegarli e sottometterli alla volontà del loro Dio, distruggendo la relazione fra sé e il loro circostante. Devono essere convertiti. In altri casi assistiamo all'esistenza di piccoli uomini che danno l'assalto al cielo della conoscenza, sorretti dall'alito della libertà della specie umana. Libertà è il demone che gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra temono. Libertà, figlia primogenita di necessità, è rimasta a sorreggere il cammino della specie umana lungo la sequenza dei mutamenti verso il divenire, parte integrante dell'universo. Celso è un gigante quando affronta il cristianesimo che si sta battendo come un'onda distruttiva sulla fondazione del divenire umano. E che dire degli uomini e delle donne che hanno affrontato i ferri roventi, le unghie strappate, gli arti spezzati degli aguzzini cristiani? Che dire della disperazione degli aztechi mentre Cortés li macellava per soddisfare la sua avidità di cristiano? E come non inchinarsi commossi e pieni di rispetto davanti ad un Vanini che in pieno terrore cattolico diventava uno con la natura? Come di cosa dire quando si assiste alle querce abbattute, alle statue distrutte in sfregio ai desideri e ai sentimenti degli esseri che i cristiani dovevano costringere a mettersi in ginocchio davanti al loro Dio assassino? Io leggo le loro storie con rispetto, mentre il vento della libertà spinge la mia percezione oltre il quotidiano della ragione. Olo mi insegna che di ogni scelta se ne può sempre trovare traccia. Queste tracce sono sempre attorno a noi. Forse non siamo in grado di afferrarle tutte, ma quelle che afferriamo ci permettono di comprendere i fatti e gli accadimenti. Mentre giustizia si allontanava dagli esseri umani quando costruirono il potere di avere, libertà era rimasta per aiutare gli esseri umani a soddisfare necessità. La via di libertà è una via molto lunga e i cristiani l'hanno costellata di cadaveri. Dal Dictus Pape di Gregorio VII, 1075. Allora, la Chiesa Cattolica ha dei dogmi, come la verginità della Madonna, tanto per capirci. Non si può andare fuori da quei dogmi. Cosa dice il dogma del Dictus Pape su cui si basa la Chiesa Cattolica? Primo, la Chiesa Romana è stata fondata unicamente dal Signore. Due, solo il Romano Pontefice sia detto legittimamente universale. 3. Il Papa è l'unico uomo cui tutti i principi baciano i piedi. 12. Al Papa è permesso deporre gli imperatori. Punto 16. Nessun sinodo può convocarsi senza ordine del Papa. Punto 19.
Il Papa non deve essere giudicato da nessuno. Balle, dico io adesso. Punto 22. La Chiesa romana non ha mai sbagliato e secondo le testimonianze della Scrittura non sbaglierà mai. Il che vuol dire che tutto quello che ha fatto la Chiesa cattolica non è un errore, per cui è inutile che voi ti la chieda scusa. Cacci via chi ha commesso, se ha coraggio. Punto 23. Il pontefice romano, canonicamente ordinato, è oltre ogni dubbio santificato per i meriti del Beato Pietro. Cioè ogni papa, qualsiasi porcata faccia, è santo in sé. Dietro, e col consenso del papa, è permesso ai sudditi di formulare un'accusa. Il papa può sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà agli ingiusti. Praticamente il papa è Dio e tutti devono mettersi in ginocchio davanti a questo Dio. Questa è una porcheria. E da qui parte tutto il cattolicesimo. Questo è come il cattolicesimo si mette davanti alla vita. Questo del dictus pape è dogma assoluto della Chiesa cattolica. Ricordatevelo bene. Qualunque cosa faccia la Chiesa cattolica obbedisce a questo dogma assoluto, che poi non lo raccontino, questo è un altro discorso. Però questo, se vi interessa, andatelo a trovare. Commento. Questo è lo spirito con cui i cristiani si sono presentati alla storia. Questo è lo spirito della predicazione di Gesù. Il mondo è mio e ne faccio quello che voglio, dice Gesù. E continuano per lui le chiese cristiane e quella cattolica in particolare. Questo è il filo esoterico che guida i comportamenti delle chiese cristiane nella relazione fra sé e gli esseri umani. Il loro scopo non è quello di fornire all'umanità una via di salvezza, ma è quello di impossessarsi degli esseri umani, svuotandoli delle relazioni col circostante e assoggettarli ad una descrizione privandoli del loro divenire. Lo scopo esoterico delle chiese cristiane, di quella cattolica in particolare, è quella di seguire i dettami del macellaio di Sodoma e Gomorra, impedire all'essere umano di cogliere dall'albero della vita eterna. Bene, veniamo adesso più specificatamente al nostro discorso. Da Matteo, leggiamo da Matteo, quelle citazioni che ho fatto fino adesso, fra virgolette, non sono citazioni precise, erano citazioni a memoria, scorri, per cui se non sono precise parola per parola non ha importanza. Quelle che faccio adesso invece sono citazioni parola per parola, precise, tanto per essere chiaro. Matteo, la malizia dei farisei. O voi ammettete che l'albero è buono e allora sarà buono anche il frutto, o ammettete che l'albero è cattivo e allora sarà cattivo anche il frutto. Scusate, non prendo le telefonate perché vorrei finire i due capitoli. Io so che ho in sospeso la telefonata con Susanna, però abbiate pazienza. Perché dal frutto si riconosce l'albero. Razza di vipere, come potete parlare bene voi, cattivi come siete? Poiché la bocca parla per la sovrabbondanza del cuore. L'uomo dà bene dal suo tesoro buono, cava cose buone. Il malvagio dal suo tesoro cattivo cava fuori il male. Or vi dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola vana che avranno proferita, poiché sarai giudicato dalle tue parole e dalle tue parole sarai condannato. Questo è la descrizione di una relazione fra Gesù e i farisei data da Matteo. Va sotto il titolo Eti la malizia dei farisei. Commento. Quando la logica nega se stessa. Qual è il significato attribuito al termine buono? In che relazione si considera l'albero con l'oggettività affinché sia possibile definirlo buono? In che misura si definisce un albero con il termine cattivo? Quando un albero è cattivo? Non dimentichiamo mai che chi sta parlando non è un essere umano, ma il figlio dell'unico Dio, proprietario del sapere assoluto. Non stiamo parlando di un essere umano che usa una metafora, ma di un essere umano davanti al quale viene macellata mezza umanità e l'altra mezza viene messa in ginocchio. Un essere umano che paragona un essere umano ad un albero solo nella misura in cui gli serve il paragone per tacciare l'essere umano di infamità. Ma se questo è metafora usata, allora vale anche il contrario. Se un albero può essere paragonato ad un essere umano, allora vale anche per un essere umano essere paragonato a un albero. Dunque, se un essere umano ha una coscienza e una consapevolezza, allora anche l'albero ha una coscienza e una consapevolezza, attraverso la quale produrre frutti buoni o frutti cattivi. Ma dal momento che l'albero e l'essere umano sono dei divenuti, essi non producono frutti buoni o cattivi, in quanto scelta nel produrre frutti buoni o frutti cattivi, ma si adattano alle situazioni esistenti
attraverso le quali modificare se stessi e indurre nell'oggettività le proprie determinazioni, che sono buone o cattive rispetto ad una soggettività determinata. Se la soggettività è quella del Dio assoluto, padrone dell'universo, e come tale afferma che il divenuto produce il male, allora vale anche che il male è prodotto dell'oggettività in cui si esprime e dunque appartiene agli occhi di chi guarda gli adattamenti e non al divenuto dell'adattato. Il fatto che esistono delle condizioni affinché il pungitopo possa sviluppare il proprio divenuto in quella forma, sviluppando se stesso. Accusare il pungitopo di essere cattivo solo perché quelle bacche sono immangiabili per l'essere umano non ha senso, se non nella pazzia di chi pretende che suo padre abbia creato un mondo per il proprio piacere nel sottometterlo. Se affermiamo che nessun albero è cattivo in quanto è divenuto adattandosi, e questo come può non saperlo il figlio del Dio padrone dell'universo? Allora anche ciascun essere umano è un divenuto attraverso una serie di adattamenti, per cui nessun essere umano può essere considerato cattivo in sé, ma il prodotto dell'adattamento dell'oggettività nella quale è divenuto. A Gesù sfugge un'unica cosa nel paragone, in cui afferma l'uguaglianza fra l'albero e l'essere umano, e cioè che se quest'ultimo ha un'anima, anche l'albero deve essere considerato alla pari dotato di anima. Nella stupidità del paragone questo è l'unico elemento reale. Esseri umani ed esseri vegetali sono molto simili, sia nel campo energetico che nella via alla conoscenza e alla consapevolezza, con una sola eccezione. Gli esseri vegetali non devono affrontare gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, e questi non sono in grado di incidere nel loro percorso di divenire della coscienza. La metafora usata da Gesù non ha senso se non per colpire l'attenzione degli astanti. Non ha riferimento nella magia né nel reale, è pura invenzione furbesca. Un'invenzione che conclude parlando, accusando gli astanti di essere una razza di vipere, degli esseri umani cattivi che parlano per sovrabbondanza del cuore. Gesù omette di dire quali sono le cose cattive e li accusa senza fermare. Non dice perché loro sono cattivi, né si dice cosa loro rispondono. L'affermazione di Gesù è quella che dice che loro sono cattivi, sono proprio cattivi, ma quanto sono cattivi. In cosa consiste la cattiveria non viene detto, né viene dimostrato, né si accenna a quanto costoro dicono per giustificare le loro azioni. Non li si accusa, almeno in questo passo, di un'azione cattiva, ma li si accusa di essere cattivi. L'intero loro essere è pervaso dalla cattiveria, e si sono cattivi in quanto sono, non in quanto fanno o agiscono. In questo senso vanno ogni paragone fatto, purché sia inventato e fornisca un'immagine per accusare gli astanti di essere cattivi. Non aggiungere altro alle sue affermazioni, anzi le accentua parlando dell'uomo buono e del buon tesoro, e come l'uomo buono è buono in sé perché è buono non perché agisce facendo delle cose. Continua nel discorso minacciando gli astanti. Per che cosa li minaccia? Per le loro azioni? No, per le loro parole. Perché osano dire che lui va farneticando stupidaggini ed egli, in qualità del figlio del Dio creatore, ha paura delle parole, in quanto le parole affermano quanto lui nega. Gesù è solo uno sciocco. Lo affermano i farisei, in quanto custodi delle tradizioni, e in questo Gesù ha paura. Se la sua parola non viene accettata dai custodi delle tradizioni, non sarà mai in grado di diffondere in Palestina. Ed egli può solo intimidire gli astanti attraverso le minacce del giorno del giudizio universale, cui egli assisterà e giudicherà assieme a suo padre. Chissà che le minacce non portino a sottomettere gli astanti. Il comportamento della Chiesa cristiana è conseguenziale. Le Chiese cristiane, quella cattolica in particolare, afferma che tutti quelli che non abbracciano la sua fede sono cattivi o ispirati dal demonio. Essa dimentica che gli esseri umani sono dei divenuti e possono sottomettersi ai suoi eserciti e alle sue minacce e al suo terrore. Ma i cristiani non possono convertire nessuno in quanto la percezione del circostante è sempre trascendente, è la ragione, ma immanente rispetto all'individuo. E percezione del circostante all'individuo, e quando l'essere umano si relaziona, il condizionamento del terrore instillato dal Dio assassino dei cristiani scompare. Magari l'essere umano pensa di trovarsi davanti all'antagonista dei cristiani, Satana. Egli non comprende come Satana altro non sia che il rovescio della medaglia del Dio dei cristiani, usato da questi per costruire una falsa dualità della vita.
All'essere umano è sufficiente alterare la percezione e descrivere quanto vede attraverso il proprio condizionamento. Subito ecco la Chiesa cristiana pronta a sfruttare gli effetti per diffondere la sottomissione. L'essere umano può non essere in grado di compenetrare l'umenia del circostante, magari può fermarsi alla prima soglia, chiamando le immagini con nomi distorti presi dal proprio condizionamento, ma l'esistente è immanente sull'essere umano e solo con grande terrore la Chiesa cristiana lavora per tenere lontano l'essere umano. Con la paura del giudizio universale, supportata dal terrore dei magistrati assassini pronti a foraggiare di morte il macellaio di Sodoma e Gomorra insieme ai suoi servi. Dal quotidiano La Repubblica del 29 febbraio 1996. Nell'udienza in Vaticano Sting evitò aggressione al Papa. Sting dovette trattenere l'amico indio Rahoni, che voleva aggredire il Papa. Alla fine degli anni Ottanta, Sting portò il capo di una tribù amazzonica in Vaticano. Rahoni disse a Giovanni Paolo II: «Il mio Dio dice al tuo che i suoi missionari devono andarsene dalla terra degli indios». Il Papa fece per andarsene, quando Rahoni, che voleva colpirlo, fu fermato da Sting. Commento: la malizia di farisei e l'udienza vaticana di Sting e Rahoni. L'episodio di Sting e del suo amico Rahoni indio è sintomatico nella realizzazione pratica di questo insegnamento da parte delle chiese cristiane e di quella cattolica in particolare. Cosa portò alla mattanza degli indios e alla distruzione della foresta amazzonica? Il Dio dei cristiani. Il Dio dei cristiani, attraverso gli insegnamenti di Gesù, sterminò gli indios e distrusse la foresta amazzonica per appropriarsi delle ricchezze. Questa è la realtà. Gli altri sono solo giochi sofistici, atti ad occultare la perfidia dei cristiani e mascherare le loro reali intenzioni. Sul palcoscenico si recita con la parola, le intenzioni emergono dal loro fare. L'indio Rahoni distingue perfettamente il fare dei cristiani dall'insegnamento di Gesù. Li distingue talmente bene da trovarli conseguenziali. Gesù declama i suoi principi e i cristiani li traducono praticamente. L'uno esiste in funzione dell'altro, l'uno senza l'altro non esiste. Li traducono talmente bene che in Brasile è proibita la parola aborto e la miseria viene sviluppata dai cristiani al fine di possedere schiavi in abbondanza per i loro commerci. L'indio Rahoni dice a Wojtyla di portarsi via il suo Dio, i suoi insegnamenti, la sua miseria, premessa indispensabile per costruire, sia pur tra grandi difficoltà, il rapporto fra gli esseri umani e il loro ambiente in Brasile. Senza il terrore cristiano la vita può riprendere. Wojtyla col suo fare dice a Rahoni: razza di vipere, come potete voi parlare bene, cattivi come siete, poiché la bocca parla per sovrabbondanza del cuore. Wojtyla, attraverso i missionari, è responsabile della distruzione, del massacro del popolo indio. I cristiani hanno distrutto sistematicamente la foresta amazzonica per trarne ricchezza. Hanno depredato in quanto individui incapaci di costruire la via, la vita, in un rapporto di reciproco vantaggio per sé e per l'ambiente. Hanno distrutto per pura avidità, hanno massacrato per pura avidità. Come risponde Wojtyla a questa accusa? Col suo gesto dice: io sono il padrone, Dio mi ha dato il diritto di distruggere tutti, il padrone sono io e il tuo Dio è merda. Il cristiano è un uomo da bene e dal suo cuore prende cose buone. Gli indios sono malvagi e dal loro cuore estraggono il male. Per questo vanno annientati, immiseriti, derubati, insieme alla loro foresta. Wojtyla, col suo gesto, continua dicendo: or vi dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola vana che avranno proferita. Rahoni si arrabbia. L'arroganza del potere di avere, mentre schiaccia il più debole per il solo piacere di schiacciarlo, è la cosa più squallida che la pulsione di morte abbia inserito nel fare umano. Potrebbe essere altrimenti? Gli indios muoiono, la foresta viene distrutta, la miseria dilaga nell'intero Brasile per opera dei cristiani, e non solo in Brasile. Sting interviene per bloccare Rahoni, per bloccare la sua rabbia. Il disprezzo per la vita in Wojtyla è immenso e offende ogni essere umano che desidera vivere una vita in armonia col circostante. Rahoni ha imparato come deve essere letto quel passo evangelico. Wojtyla ha dimostrato la sua reale interpretazione. Quando Wojtyla si sciacqua la bocca parlando di rispetto per l'ambiente, è solo scenografia per gli occhi creduloni. Parole vuote pronunciate con l'intento di costringere gli astanti ad aderire alla distruzione della foresta amazzonica e dei suoi abitanti. Quando Rahoni dice a Wojtyla di portarsi via i suoi missionari e il suo Dio in quanto questi distruggono la foresta amazzonica e gli indios, Wojtyla, il saccheggiatore, diventa sprezzante.
Se Wojtyla ne avesse avuto la possibilità, avrebbe condannato a morte Raoni, tanto grande è il suo desiderio di continuare a saccheggiare il pianeta e diffondere la miseria, a maggior gloria del Gesù di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra. Bene, io ho finito il primo passo della relazione della malizia dei farisei di Matteo con un'azione di Wojtyla. Bene, la prossima volta parlerò dei farisei e la tradizione, sempre da Matteo, e lo metterò insieme al diritto religioso dei pueblos. E vediamo come le due cose si combinano e come le due cose avvengono praticamente. Io ho finito, i ragazzi sono là fuori alcuni, se qualcuno vuole telefonarmi in questo momento posso prendere qualche telefonata. Vi ricordo che c'è la possibilità che i cattolici ci blocchino la conferenza di Treviso. Loro non sono obbligati ad assistere, loro non sono obbligati a sentire. I cattolici, Nones, Matiazzo, C'è, tutti i parroci hanno paura delle parole, il loro terrore, la loro ruberia, il terrorismo che hanno praticato nei confronti dei bambini, il loro metterli in ginocchio, li rende paurosi della malvagità che hanno sviluppato proprio in ossequio al rispetto delle indicazioni che gli dà il macellaio Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Bene, questi criminali che loro spacciano per buoni, spacciano il loro amore che sviluppa, hanno paura delle parole, hanno paura della realtà, hanno paura delle cose che ci circondano. Il loro è pure terrore, il loro è seminare morte e distruzione. Ricordatevi che chi è in ginocchio non si limita a essere in ginocchio, ha distrutto il proprio corpo luminoso, ha distrutto la sua possibilità di eternità. Questo voglio dire. Al di là che noi parleremo o non parleremo, poi vabbè, io farò un esposto alla Procura Generale della Repubblica, parlerò di attentato alla Costituzione. Ho elementi, proprio parole di Candiani che dimostrano questo, gli citerò le sue parole a Candiani, sarà mia cura farlo, anche perché bene o male io prima di cominciare il percorso d'apprendista stregone ho praticato la libertà e sono diventato apprendista stregone proprio attraverso una pratica di libertà. Candelie piene che bruciavano le gambe, il mio desiderio di non vedere più gente costretta al lavoro nero, costretta a vendersi tutta la giornata per una miseria. L'ho pagato molto caramente e intendo riscuoterne il prezzo di questo. Pertanto se io ho pagato questo per un discorso di libertà e proprio attraverso questo ha costruito il mio cammino da apprendista stregone, è chiaro che non è che permetto facilmente ai cristiani di bloccarci. I cristiani ci riusciranno, sono ricchi, hanno poteri, dominano sulle persone, stuprano le persone che non si possono difendere, si arrogano il diritto di stuprare i bambini negli orfanotrofi, tanto i magistrati evitano di guardare, non ha importanza quanto orrore seminano. Ricordiamo che lo spaccio dell'eroina non avviene solo a chi vende eroina, ma a chi costruisce condizioni perché l'eroina venga spacciata. E questo è orribile, questo è veramente osceno. E i cristiani di questo hanno paura. I cristiani hanno paura di non poter più giocare il loro ruolo, hanno paura di non avere più l'otto per mille, hanno paura di non avere più soldi, perché l'unica cosa che un cristiano vuole non è la fede o il rispetto, ma solo il denaro. Nones, Matiazzo, cioè vogliono soldi, denaro a qualsiasi costo, potere, dominare, mettere in ginocchio le persone. Ed è una vergogna questo, è veramente una vergogna. Che poi si abbia paura del titolo del paganesimo magia e stregoneria come liberazione dell'oppressione cristiana è veramente una cosa obbrobriosa. Ha lo stesso valore di un processo in Galileo, ha lo stesso valore di una lingua strappata al Vanini. Io farò presente questo alla Procura Generale della Repubblica, farò presente che questo costituisce attentato alla Costituzione, farò al limite anche presente questo al Presidente della Repubblica, al Ministro del Grazia e Giustizia e al Ministro dell'Interno Napolitano. Cioè non ho nessun problema di spedire un po' di raccomandate e di far presenti situazioni potenziali di destabilizzazione sociale
che vengono messe in atto dai cattolici. Io capisco che i cattolici hanno bisogno di terrore, hanno bisogno di violenza, hanno bisogno di costruire delle situazioni di violenza mettendo le persone con le spalle al muro, questo lo so benissimo, però non avranno soddisfazione per questo e comunque saprò agire in merito. Chiaramente la colpa di questo, vediamo un attimo la telefonata, pronto? La colpa di questo per noi non ricade semplicemente su chi fa l'azione, la colpa di questo per noi ricade sull'organizzazione religiosa cattolica, cioè sul prete, sul vescovo, ricade su tutti coloro che gestiscono il terrore attraverso il cattolicesimo, attraverso la loro parola, su chi tenta ancora, nonostante una Costituzione della Repubblica, di dire il mondo è mio, sono io l'unica religione, voi dovete mettervi in ginocchio davanti al mio Dio, il mio Dio come Dio, che poi è un Zeus. Pronto? Bene, io qui ho finito la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Notizie che ho avuto da Francesco mi hanno leggermente indignato, non ha nessuna importanza, non mi stanno certo torturando, e saprò comunque fare quello che i passi che sono necessari e che sono legali, perché l'importante è il rispetto della legge, è il rispetto della legalità, è il rispetto delle cose che ci circondano. Impedire la manifestazione del pensiero è un atto illegale. Io capisco che qualcuno può dire vabbè, la sala è mia e io te la nego perché sono fatti miei, questo lo capisco perfettamente. Diverso invece è quando dire tu non manifesti il tuo pensiero perché le cose sono così, questo è un atto di terrorismo e questo noi lo faremo presente a tutte le autorità. Naturalmente poi il sindaco se ne assumerà la responsabilità di questo, perché chiaramente dovrà rispondere anche di questo, poi sono fatti suoi, noi in fondo chi siamo? Noi non siamo nessuno, noi siamo dei Don Chisciotte che danno l'assalto al cielo in groppa a un ronzinante che fa fatica a cavalcare e noi indubbiamente ci spaccheremo la testa contro il muro, cioè noi effettivamente andremo, però ne avremo sollievo, come diceva qualcuno, e per cui vale la pena continuare a spaccarci la testa. Bene, mando sulla sigla e lascio spazio ai ragazzi. Arrivederci e grazie per avermi ascoltato. Ho cercato di leggere velocemente per stare dentro al programma di stasera per gli avvenimenti. Comunque a risentirci a giovedì prossimo con Magia Stregoneria Paganesimo alle ore 15 e poi sempre con la trasmissione della sera che affronteremo sempre Gesù di Nazareth e i farisei.